Sì, è stata decisiva più che altro anche perché arrivava da un errore di un nostro compagno, ma è stata decisiva per il momento perché stavamo soffrendo e quella parata mi ha dato molta fiducia poi per il corso della gara e spero abbia dato appunto anche fiducia ai miei compagni. Senti, la gara non è stata bella, però il risultato è fondamentale, importantissimo. Sì, siamo stati brutti ma concreti oggi. A differenza della partita scorsa dove abbiamo dominato tutta la gara e abbiamo portato a casa solo un punto. A volte per portare a casa i 3 punti, soprattutto in questa categoria, a volte richiede appunto di doversi chiudere dietro. Però se si portano a casa i 3 punti andrà sempre bene. Poi della prestazione si analizzerà bene col mister. Ecco, oggi mister Carbone ha optato per una difesa a 4. Come ti sei trovato e come l'hai vista? Ma è indifferente, cioè la difesa 4 diciamo è utile perché ci dà la possibilità di essere più organizzati in attacco più che in difesa, perché con la difesa a 5 si tende più a difendere. Però con la difesa 4 diciamo che è stato obbligato appunto per l'assenza di Pellegrini e niente, mi sono trovato bene e anche la squadra vedo che ha risposto bene. Senti, te personalmente ora mi sembri ritornato, diciamo, in un tipo delle prime partite, attraversato forse un momento, qualche imperfezione, dobbiamo dire così. Sì, diciamo che le prime partite sono state diverse dalle ultime d'andata. Forse non so la causa quale sia, se è un livello di concentrazione e tutto, ma spero appunto di essere tornato in Montipò dall'inizio. A livello di gruppo tanti cambiamenti, quasi nessuna squadra di lunedì ha cambiato quanto voi, l'amalgama nuova come si sta creando? Ma devo dire che tutti i nuovi giocatori, adesso come adesso, hanno legato bene con noi. Anche l'ultimo arrivato, Beppe, ha subito trovato una squadra disponibile e molto unita. Io ribadisco che secondo me siamo un grande gruppo e questo, diciamo, ci potrebbe aiutare a lungo andare quando dovremo arrivare verso la fine del campionato. Grazie. Grazie.